Salve a tutti, siamo qui oggi a Napoli, quartiere Momero, per effettuare una serie di interviste riguardante il fenomeno della disoccupazione qui in Italia. Vediamo cosa ne pensa il popolo napoletano. Che aspettative hai per il tuo futuro? Il futuro lo dice stesso la parola. Quello che faremo un domani, certo, lo si può organizzare oggi, però diciamo che le cose possono cambiare. Oggi pensiamo una cosa, domani può esserne un'altra. Spero di diventare un ingegnere alla MotoGP. Io penso che andrò a vivere all'estero, sinceramente. Qualche aspettativa forse all'estero, più che altro? Per forza all'estero. Mi toccherà andare all'estero per cercare... Andare all'estero e basta. I risultati si possono avere anche qui in Italia, perché i giovani sono la speranza di questo paese, quindi ci crediamo noi. Restiamo in Italia e la facciamo ricrescere. Cosa ne pensate della situazione lavorativa attualmente qui in Italia? È difficile, non è certo... Oddio, è stato sempre difficile, anche ai tempi nostri non è che proprio il lavoro si trovava così, ma comunque oggi è molto più difficile. La situazione è sotto gli occhi di tutti, quindi penso che non c'è neppure bisogno di rispondere a questa domanda. Io ne penso proprio male, perché non ho nessuno adesso più un ideale politico. Chiunque va al governo vanno solo per mangiare, per fregare soldi, e noi ci stanno spremendo come i limoni. Non ci sono sbocchi lavorativi per noi giovani, non abbiamo aspirazioni per il futuro. Ragazzi che si sono laureati con ottime aspettative di vita, ragazzi che si vogliono creare una propria famiglia con la ragazza che poi è una fidanzata, che poi si vogliono sposare, vogliono creare una propria vita, vogliono avere una casa loro con i loro figli, non la possono fare, questo dispiace. E sono tutti disoccupati e che serve il lavoro, però non ci sta. Sta la crisi. Anche a Napoli, vero? Sì. Soprattutto. Che cosa ne pensi della situazione? Penso che non ci sia lavoro in Italia. La situazione qua in Italia è pessima, sperando di andare all'estero. Vanno solo da noi, ma fa le ricerche, ma papà noi. Vengono queste persone che vengono dal lago e dobbiamo pagare noi. Vedi quanto ci costano questi migranti che vengono? Ma ci sta pure l'ebola in mezzo. Voglio. E quale potrebbe essere invece per voi una soluzione alla crisi italiana? Cercare di aumentare più anche i posti di lavoro e di diminuire le tasse che ci fanno pagare. Aprire nuovi posti di lavoro. Bisognerebbe cambiare comunque qualcosa là in mezzo. Perché noi non riusciamo a trovare lavoro invece in tutti gli altri paesi? C'è qualcosa di sbagliato comunque al principio. Devono trovare una soluzione perché non ci sta la fatica. Cambiare la classe dirigenziale, politica, tutta. Per la disoccupazione innanzitutto abolire l'articolo 18, perché cominciando da me che sono una commerciante, se non aboliscono l'articolo 18 io non assumo nessuno, anche avendo le possibilità, che attualmente non ci sono. Ma questa è la base di ogni principio. Mi sapresti dire chi è il ministro del lavoro in Italia? Il ministro del lavoro? Poletti. Ora faccio la parte dell'ignorante, sì, te lo sapevo dire prima, mo con il governo Renzi, che io ho messo un attimino da parte proprio per ideale mio, non ti so rispondere a questa domanda, quindi faccio sì la figura dell'ignorante. No, è facile. Non ci interessiamo molto. Cattivo. Non me lo ricordo. No, non lo so. Non ne ho idea. Nemmeno io. No. Sì. Il suggerimento al pubblico. 50-50. Non lo ricordo. Vabbè, andatelo a cercare su internet perché verrò a richiedermi. Ok. Ciao a tutti.